Benvenuti, benvenuto al sindaco Luciano Andreotti, il sindaco di Grotta Ferrata, che poi ospita questa bellissima rassegna stampa, vero bellissima sindaco? Bellissima. Scherzi a parte, benvenuto, abbiamo i nostri quotidiani. Oggi diciamo commentiamo un pochino il Messaggero, fuga dal lavoro, ripresa a rischio l'apertura. Poi abbiamo anche Roma Metropoli, che oggi non è male, le mosse di Gualtieri, rilancio dell'ATAC e fondi ai municipi, quindi è andata sul sindaco di Roma, Corriere della Sera, Berlusconi garantisco per Salvini e Meloni e incassa l'assoluzione del processo Rubbi, pensione, riforma graduale, sempre graduale quando si tratta di pensioni. Domani invece inchiesta internazionale sui fascisti, Londra indaga Fiore per truffa, un altro che c'ha i paradisi fiscali. Il centrodestra segue il modello liberticida di Orban. Allora, sindaco, qua abbiamo la illusioni ottiche post voto, questo è il fondo di Angelo Panebianco del Corriere della Sera, molto interessante, ne parlavamo un po' prima della trasmissione, perché lui dice in pratica né la destra né la sinistra hanno tanto da festeggiare dopo queste amministrative che sono finite, perché l'elettorato è diventato liquido, anche l'elettorato è diventato liquido. È vero, Panebianco fa un'analisi concreta della situazione del voto di queste amministrative che hanno coinvolto i comuni importanti e anche i comuni medio piccoli, Frascati qui vicino e altro. Quindi l'analisi credo sia giusta per quello che sto leggendo adesso insieme a te. C'è un grande astensione dovuta credo a tanti fattori. Post pandemia ci sta. Sfiducia? Sfiducia nei partiti o in un'idea di futuro che non c'è, soprattutto per i giovani. C'è Draghi, secondo me, e che Draghi comunque che viene percepito come l'uomo del fare. Lo tirano concreto. Tutti per la giacchetta, adesso esatto, rimanga. Esatto. L'uomo del deve fare, rimanere. Concreto. Sì, certo, anche per la prossima legislatura, non so come. Ma ci penseranno loro, io non sono un politico, quindi, però io credo che lui rispetto alla posizione che abbiamo in Europa, rispetto alle capacità politiche di manovra, di altro, Draghi sia ancora l'uomo giusto per poter far uscire l'Italia dal fango, dalle meme in cui ci siamo trovati in tutti questi decenni, tant'è vero che poi abbiamo visto che anche in virtù di altri fattori, però il PIL è schizzato al 6%. Qualche risultato c'è stato. Eravamo abituati allo 0, dire il 6% sembra che siamo la locomotiva d'Europa, non lo so. Però Draghi, secondo me, ha dato anche questo effetto. Intanto c'è Draghi. Un po' di stabilità. Esatto. Un po' di stabilità. E quindi la gente neanche tanto non ha votato. Cioè, per fortuna c'è Draghi. Poi insomma li sta tenendo a bada pure questi con questo Green Pass. Secondo me i partiti dovrebbero capire che a seguito dell'incarico dato da Mattarella sul fallimento di certi aspetti, ci resta lui, è inutile che stiamo a discutere. Tutti facessero la loro parte in modo trasparente, tranquillo, apportando i loro valori, ci mancherebbe altro, però lavorando tutti insieme. Se non facciamo questo non usciamo fuori da certe situazioni. L'altra cosa che vedo è che salvo i sindaci votati al primo turno, certo, e quelli sono i sindaci. Chi è andato al ballottaggio, con tutto il rispetto dei sindaci, per è stato il ballottaggio perché c'è anche quello, però lì l'astensionismo si è fatto sentire, cioè i sindaci eletti sono stati eletti con percentuali abbastanza basse, ma non per colpa loro, ci mancherebbe altro, ma proprio perché i cittadini non hanno voluto partecipare a queste elezioni amministrative. Quindi chi è eletto al primo turno è il sindaco, vero, perché quello l'hanno infatti votato. Infatti Panebianco dice non si possono fare più i conti di esatto, una volta, no, nel esatto, senso che il ballottaggio è tutto cambiato. La gente giudica, secondo me, anche in base a quello che legge sui giornali, a quello che viene comunicato da voi, dai media, dal rapporto che ha con, in questo caso, con gli amministratori locali. Ti ringrazio, sindaco, perché hai detto una cosa importante e vorrei solamente evidenziare. Stanno tornando l'affidabilità
nei giornali e nei giornalini, nelle fonti serie. Esatto. Perché adesso questi social hanno un po', come si dice, strafatto, no? Sì. Soprattutto in mano a un determinato partito. Ma dici, sì. Poi i sindaci proprio sono travolti dai social, quindi... Come fa a proposito? Non so, uno... Non legge? No, leggo, no, non proprio tanto, poi c'ho i miei che mi riportano tutte queste cose, però allora vanno bene le segnalazioni che i cittadini fanno quando... Dicono, stai attento sindaco, che lì c'è questa, devi sistemare questa. Come possiamo fare? Come possiamo fare? Oppure ti dicono, fai questo. E allora sì, poi tutto il resto, che è diciamo una denuncia fino a se stesso, solo per fare, come dire, cagnara, tra virgolette, quelle proprio non ci stanno, non le leggi. Anche perché ci dovrebbe essere in una comunità come le nostre una cittadinanza attiva. È I vero. Sindaci non possono fare tutto da soli o insieme agli altri, però... Ci vuole anche l'aiuto dei cittadini. E quanto dedica come ascolto alla cittadinanza? Tutti i giorni? Tutti i giorni. È aperto o chiuso questo comune? No, io, guardi, è talmente aperto che io non ho mai chiuso la porta del mio ufficio. Sempre aperta, in tutte le riunioni che faccio, quando parlo con le persone, salvo che non mi chiedono loro di chiudere le porte, ma la porta è sempre aperta proprio perché ci deve stare questo rapporto di diretto, di trasparenza, ma... Come se tu vai dal tuo amico, no, che chiudi la porta, certo. Cioè ci ragioni, fai, quindi questa è una cosa importante perché noi poi siamo a servizio. La famosa partecipazione. Esatto. La partecipazione è di sinistra o di destra? Non c'è collocazione. Ci sono buoni sindaci di sinistra, centrosinistra, buoni sindaci centrodestra, ma ci sono altrettanto bravi sindaci civici. Sì, infatti nei paesi, devo dire, no? Conta poco forse il partito. Sì, no, non mi stavo lodando. Cioè. No, oggi è carina questa cosa. Allora, abbiamo il caso Generali, vediamo un pochino, lo inquadriamo. Breve commento su quella deriva pericolosa dei manager autoreferenziali. Che succede? Ci avvisano che nelle Generali, insomma, questo cambio del CDA è interessante, soprattutto è interessante perché il COPASIR, il Comitato Posto a Presidio della Sicurezza della Repubblica, insieme alla CONSOB, la Commissione di Vigilanza della Borsa, hanno avviato indagini parallele su quanto sta accadendo ai vertici di Generali e Mediobanca. Bene fare i conti, dice, visto che, come sempre, dietro nobili propositi finiscono per nascondersi utilizzi anche inappropriati. Quindi dice, fate attenzione. È un campo difficile in cui avventurarmi, insomma, non è che proprio... Pure per me, però... Però, non so, se pensi alle Generali, era la cassaforte italiana, Coccuccia, Andreotti, tutti gli Agnelli, e quindi era una cosa importantissima in Italia a livello economico della finanza italiana. Oggi, con le crisi che noi abbiamo attraversato da decenni, siamo sempre più deboli e quindi le aggressioni o disegni per svuotarci in qualche modo ci sono, quindi lì è il governo che deve avere la capacità, i premier nostri che devono avere queste capacità di non farci, come dire, assoggettare a potentati diversi. Poi, a parte il fatto che questa è un'apertura dappertutto, TG, ingegneri, saldatori, operai, tutti i tecnici che mancano, qua si sono accorti, no? Dice, abbiamo i fondi ma non abbiamo il personale, sempre qualcosa, dice, queste professionalità, va fatta la formazione, forse si è tralasciata questa formazione lavoro un pochino e si sono lasciate indietro queste specialità. Queste particolari, no, particolari poi saldatori, operai, insomma. Anche perché parlavamo se il PIL sale su tutti i campi, quindi nella manifattura, noi siamo forti nella manifattura, se ti vengono a mancare quelle qualità che sono sempre state nostre, degli artigiani, ma dei saldatori, degli operai e quant'altro, che danno qualità importante, così come gli ingegneri. Invece, e oggi il Messaggero, devo dire, va alla grande, ma non perché ci scrivo, perché di solito lo tralascio. Allora, interessante questo articolo di Andrea Bassi che dice, dà un'anticipazione su quello che è il piano Brunetta, io lo chiamo. Lui dice no, sul lavoro a casa, smart working, non voglio mettere delle regole, dei paletti. L'importante è che raggiungi gli obiettivi. Puoi startene pure a casa quanto vuoi. Però
se io pongo degli obiettivi, gli obiettivi devono essere raggiunti, e gli utenti devono essere soddisfatti, e così è soddisfatto pure il lavoratore o la lavoratrice, che può pensare sia alla famiglia e alla propria vita, sia al lavoro. È d'accordo? Sì, sì, ma oltre a questa cosa dello smart working c'è anche il co-working. Esatto. Per utilizzare le mamme che non lavorano invece che quelle che lavorano, e quindi fare delle aree, diciamo, di sostegno ai propri figli e quant'altro. Quindi è importante. La cosa importante della Brunetta sta cercando di dare un imprinting. Sì, una modernità al lavoro amministrativo degli statali e altro, e che sta bene. Certo. Però ecco, la cosa che ci manca poi è la digitalizzazione spinta su queste cose. Cioè, se il mio comune deve lavorare come Google, io debba avere gli strumenti, la formazione per poter fare queste cose in modo rapido, efficace ed efficiente, altrimenti diventa una macchina che si incerta. Tradotto, caro governo, dateci i fondi per essere all'avanguardia, giusto? Anche. Però molto dipende da noi, molto dipende dai dipendenti ad accettare culturalmente un nuovo modo di lavorare. E c'è ancora quella mentalità, non so se ha visto quella cosa comica, dica un attimo e sono subito da lei, spariscono. Esempio, ti faccio un esempio, noi a Grotta Ferrata abbiamo fatto un accordo con i tabaccai e i giornalai, perché insieme alle associazioni sindacali, rappresentanza di queste categorie, dove noi li facciamo entrare nel sistema anagrafico del comune Grotta Ferrata, e loro rilasciano i certificati. Beh, questa è una cosa che snellisce la burocrazia. Esatto, il sabato, la domenica vai a prendere il caffè, vai a comprare il giornale, ti serve quel certificato per tuo figlio, per tua madre. Dice che me lo per favore. Tu paghi loro, perché loro entrano nel sistema, sono stati accreditati attraverso il Ministero, e quindi entrano. Una piccola rivoluzione. È piccolina, infatti. Rientra in questo discorso che fa Brunetta in qualche modo. Ottimo. Questa è importante come notizia, anche perché se è vero che è cambiato tutto dopo il Covid, adesso bisogna dare. È cambiato tutto dopo il Covid. È cambiato tutto, bisogna. Come comune che mi dice. Ma intanto. Buongiorno. Che prende, sindaco? Caffè. No, io caffè, io davanti al caffè. E un bicchiere d'acqua, grazie mille. Grazie. Gentile, non sapevo che fai anche i caffè qui. Squarciarelli, Blackjack, insomma, lo ricordiamo. E quindi no, sono importanti, mi parlavi del post-Covid, sì, che poi sì. Fuga dal lavoro, ripresa a rischio, tutte sono cose determinate dal Covid. Noi abbiamo ancora un'onda lunga. Vero. Che dopo la pandemia, e quindi quando eravamo rinchiusi e tutte queste cose, salvo alcuni settori, sta arrivando questa onda. E te lo dico perché dal mio punto di osservazione ci sono tante persone che hanno perso il lavoro, non riescono ad andare avanti e quant'altro, e sta arrivando quest'onda, quindi bisogna attrezzarci, bisogna essere seri. Questo serve un governo serio, stabile, che governa sia a tutti i livelli. Dice adesso c'è la crisi da adesso affrontare. C'è da affrontare dura, come è stata quella dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato a tutti i vari livelli. Quindi ecco, questa è una cosa che dovremmo. Quelle risorse del recovery, che sono anche debito, quelle vanno utilizzate al meglio, non possiamo sbagliare questa volta, perché sono. No, è importante, anche perché mi chiedo, i pacchi alimentari, tutta quella situazione continua, immagino. Continua, sì, continuiamo. Tant'è vero che insomma sto pensando pure di organizzare qualche altra cosa su queste, sempre sull'assistenza. Adesso arriva la seconda tranche dei abbiamo dato alle imprese partite dei soldi, a fondo perduto, sì. E questo è importantissimo. Siamo uno dei pochi, forse l'unico comune dopo lo Stato che ha fatto questa cosa. E soprattutto in questo momento. Sì, perché abbiamo pensato che i soldi dei contribuenti vadano investiti per sostenere la nostra comunità. Certo. Se perdiamo il lavoro, perdiamo le famiglie, perdiamo i ragazzi, perdiamo tante cose. Quindi un piccolo contributo, ma che testimonianza la nostra vicinanza alle aziende, a tutti quanti. Io ho sempre le mie domande retoriche, che poi tanto retoriche non sono. E c'ho il sindaco davanti. Lei pensa che una comunità vada ricostruita in questo momento, il tessuto sociale si sia un pochino smagliato e vada tenuto forte, stretto? Sì, sì, assolutamente sì, hai ragione. Se tu leggi poi dal tuo punto poi di osservazione, perché hai
un'osservazione anche più vasta della mia. Io leggo insomma i giornali oppure la mia comunità, ma tu hai grazie. Tu hai un punto di osservazione ancora più vasto. E se pensi ai suicidi dei ragazzi minorenni che questo. Ci sono stati in questo video e stanno ancora hai colto subito. E guarda, è una cosa spaventosa con questi ragazzi che non hanno come speranza di futuro, hanno tante cose che non vanno, le famiglie che si disgregano, la dispersione scolastica, quella sociale, cioè lì bisogna lavorare. E noi abbiamo fatto, presentato ultimamente un piano triennale come piano di zona, di cui noi siamo capofila dei sei comuni, proprio puntando tutto sui giovani e le è scuole. Importantissimo a livello sociale, di formazione, e fare squadra con gli enti locali, sovracomunali e con le associazioni, che sono la vera spina dorsale, io lo dico sempre, dei comuni. Però lei è già su questa... Ne parlavamo prima, no, della cittadinanza attiva. E la cittadinanza attiva. Beh, Grottaferrata è veramente un bel comune. Allora, io volevo fare un... Grazie mille. Sindaco, intanto ti prende il caffè che si fredda. Io volevo fare un piccolo monito, commento sul professor Barbero, uno storico famoso, che se n'è uscito un po'. Dice... Allora, è carinissimo Massimo Gramellini con il caffè sul Corriere della Sera, anzi lo evidenziamo, sta in prima pagina, il caffè. Barbero lo spavaldo lo chiama Gramellini. Dice, il professor Barbero non sarà Einstein, ma resta uno dei miei idoli, non fosse altro perché le sue lezioni sulla zarina di tutte le Russie mi hanno accompagnato in cuffia durante tentativi fallimentari di perdere peso con la ciclette. Per questo ci sono rimasto male nel leggere sulla stampa la sua esternazione a proposito di presunte differenze strutturali tra uomo e donna, che renderebbero quest'ultima meno aggressiva, spavalda e sicura di sé. Cioè lui praticamente, dopo tutto quello che uno fa, lui dice, però strutturalmente l'uomo e la donna sono diversi, lei non è, la donna non è tanto aggressiva, diciamoci la verità, ecco perché certi posti di potere, di certi posti professionali non vengono ricoperti dalle donne, diciamoci la verità, siamo sinceri. Però, mi viene da pensare insomma che la colpa è nostra. Ecco, è la colpa dell'uomo, cioè, no? Se non gli dai sicurezza in tutti questi secoli, no, tu la donna ci comunque sono cadute le braccia, lei è legata in quel posto, come fa ad essere così? E guarda, io per esempio non apprezzo le quote rosa. Ecco, su questo no, mi trovo perfettamente d'accordo, perché è una grossa discriminazione. Dice, no, sono diversi, quindi la quota rosa. Ma qual è quota rosa? Scusa. Dice, guarda, mettiamogliela evidenziatore, no? Se una donna, un uomo vale... vale per quello che dice, per quello che fa. Assolutamente, no, assolutamente. Non so adesso i ragionamenti che ci ha fatto Barbero, storico, su queste vabbè, cose. Vabbè, ho capito, poi, però, cioè, se parla di differenza strutturale, qua c'è da interrogarsi. Infatti. Io volevo anche riprendere, vediamo se lo trovo domani, e fa di nuovo il monito. Ecco qua. E domani ci va pesante. Le donne sono discriminate per colpa di chi la pensa come Barbero, Stefano Feltri. Certo. E insomma... Sì, lancia un messaggio insomma discriminante, non può essere, insomma, forse l'analisi va approfondita meglio, trovando, come dire, non le colpe, ma i fatti per cui si sono determinate queste cose, insomma se no... vabbè, dovete ancora soffrire, diciamo. Non è finita. Che poi Gramellini dice esattamente, cioè, ma l'opportunità è quella, cioè lasciarla a tutti in stessa identica maniera e non mettere questi stilemi, queste cose. Certo. Andiamo avanti, centrodestra nel caos, Forza Italia divisa, Ira, Salvini, Meloni, e intanto c'è chi se la ride, il CAV se la ride perché diciamo ha 85 anni, quanti anni ha? 85, non mi ricordo. Sì. Ha fatto assolto in un filone Rubiterra, Silvio riappare a Bruxelles, Lega nel PPE o addio alleanza. Insomma, Berlusconi, che dice? Ma che dico? Cioè, sono 30 anni che parliamo dei processi su Rubi e quant'altro, cioè la gente ne pensa altro. Non lo so poi nel dettaglio queste cose, però insomma devo dire basta a tante cose, insomma, non si può stare sempre a pensare o essere divisi su fatti che riguardano un personaggio politico. Allora, diciamo che Berlusconi si sta ponendo come il moderato del centrodestra, si pone come il moderato del centrodestra, dice alla fine noi abbiamo
avuto molti più risultati dei due che litigano, Salvini e Meloni, perché siamo centristi, siamo più moderati, ecco. E però la Gelmini se ne esce come un fulmine a ciel sereno e dice, insomma, c'è un po' di sfiducia nell'elettorato. Beh, sì, beh, visti i risultati di Forza Italia a livello amministrativo, cioè, ti devi porre qualche problema. Berlusconi poi si è impegnato sempre in questa tourbillon di fatti che ti distruggono, nonostante poi la sua lunga carriera, insomma, politica, quindi però ecco, qualche cosa ti devi porre se un partito di centro che ha sdoganato la destra, perché cioè Berlusconi ha sdoganato la destra, ti devi porre qualche problema per quale motivo non riesci più a incidere in quel modo come avevi inciso all'inizio. Secondo te perché, sindaco? Ma infatti sono tanti, ci sono talmente tante che si intrecciano. Diciamo quella destra populista che in Europa non è solo in Italia, no? Quindi non va presa ad esempio dall'italiano. Cioè la Lega, già avendo fatto una scelta di governo, ha capito certe cose. Non l'ha capita ancora fino in fondo, secondo me. Però poi la Meloni invece è stata quell'altra parte che ha il suo vantaggio politico. Io la stimo la Meloni in qualche modo, è intelligente, è una persona capace, però pure lì non puoi stare, come dire, con la proposta politica nel ghetto, con Orban, con altre situazioni. Devi uscire fuori da queste situazioni. Ma serve all'Italia una destra capace, così come serve dall'altra parte, insomma. Servono queste cose, altrimenti a proposito di Orban mi è dato sindaco l'assist per far vedere anche l'editoriale di domani: il centrodestra segue il modello liberticida di Viktor Orban, sciogliere o no Forza Nuova. Nadia Urbinati, la politologa, che dice praticamente, a parte che tanto alla fine questo scioglimento o no di Forza Nuova sarà la magistratura, perché tanto in Italia non si è mai presa mai posizione fino in fondo, almeno questo è quello che penso. E modello Orban, adesso c'è di nuovo questa cosa del fascismo, antifascismo, che riesce fuori. Ho letto anche di editoriali che dicono, ma finiamola, perché non esiste più questa ideologia così forte radicata in Italia, e altri che dicono invece è pericoloso anche quello che propone il centrodestra nella mozione di scioglimento di Forza Nuova, perché dice, vabbè, non è solo Forza Nuova, il testo chiede al legislatore di agire contro tutte le forze eversive, non solo contro i fascisti di Forza Nuova. Vogliono dire, forse la politologa dice, che tra le righe il centrodestra dice, allora sciogliamo pure i centri sociali, no? Dice, questo è il messaggio subliminale che si manda. Perché in Italia ancora probabilmente non abbiamo superato quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Non l'abbiamo superato ancora del tutto, ci sono ancora divisioni in qualche modo che rimandano all'ideologia e altro. Poi certo, la democrazia va sempre difesa, coltivata, la democrazia parlamentare. Certo. Io non penso che la Lega sia un partito fascista o la stessa Fratelli d'Italia siano fascisti, no? Cioè, hanno pensieri a destra come dall'altra parte sono pensieri di sinistra. E quindi, però ecco, questa cosa in Italia diciamo ancora non l'abbiamo superata fino in fondo, questo discorso di poi certo c'è stata una guerra civile, ci sono tanti lutti, tante vittime, quindi vanno ricordati e vanno comunque e va condannata la posizione, come memoria storica vanno fatte, insomma, non si può, non credo, ecco, insomma. Poi ci sono i gruppi violenti, quelli che veramente si fanno al fascismo o altre situazioni, ma quelli si combattono con la cultura. Cioè, se noi non diamo cultura alle scuole, ai giovani e a tanti altri, non vinceremo mai, perché la democrazia si alimenta attraverso la cultura, attraverso la partecipazione. E lei lo può dire a gran voce, perché lo volevo dire questo: Grottaferrata si inserisce come comune della cultura, proprio della lettura. Sono uno dei comuni, non so se sono l'unico comune, perché si interroga ogni tanto. Sì. A cui a una donna ho dato la delega alla fraternità e alla pace. Che bello! È una donna. E questo perché rimanda all'essere di Grottaferrata, a quello che rappresenta Grottaferrata, diciamo, nel mondo,
che io aspiro a questo come sindaco, perlomeno fino a che ci sarà, no? Che è la Porta d'Oriente, ci sono i monaci brasiliani che sono venuti dall'Oriente fino a oggi e che hanno sempre predicato sempre l'unità. Quindi questa cosa della fraternità e della pace è una cosa importantissima, anche perché siamo gemellati con Betlemme, che ancora non riusciamo ad andare giù a Betlemme a festeggiare il gemellaggio e fare altre cose, ma rimanda anche questa delega con cui sto lavorando con la signora Lina Ciampi. Su questo aspetto stiamo costruendo adesso dei percorsi che andremo importante a definire, ma rimanda all'incirca di Papa Francesco, alla Fratelli Tutti, che è una incirca meravigliosa, che parla proprio della essere fratelli significa amore, significa rispetto, significa tante cose, no? È bello perché la mette in atto verbo, no? Io mi auguro che anche altri comuni seguano questa, perché in un comune c'è tante cose da fare, le buche, gli alberi, come va adesso? Cose, ma siamo... ci sono anche questi aspetti come dire, perché lasciano il segno. Ogni piccola comunità fa grande l'altra comunità, che è l'Italia. Se ognuno noi lavoriamo, facciamo poi grande l'Italia su questi aspetti. Ha veramente ragione, io ho avuto veramente l'onore da poco di essere insignita del Premio Internazionale della Cultura e vedo assolutamente come c'è necessità di riportarla al centro. Grotta Ferrata già lo fa, e come iniziative che c'è quest'anno, sta organizzando? Sì, stiamo organizzando, sai, col fermo del Covid, insomma, tutte le cose, insomma, deve tutto ripartire, come tutte le aziende. Anche la nostra azienda non ci siamo fermati sull'assistenza alle persone, nel sociale, tante cose abbiamo fatto, ci abbiamo messo anche tanti soldi, oltre a quelli che ci hanno dato lo Stato. Il sociale è la prima voce, sì, no? Sì, poi siamo comune capofila del distretto. Ah, il distretto sociosanitario? Sì, noi siamo comune capofila, abbiamo presentato adesso un bel dossier, te lo faccio avere? Sì. Per i prossimi anni, no? Avete ristabilito il piano triennale. E come lo avete... Ti mando il dirigente dei servizi volentieri sociali insieme all'assessore, volentieri, che ti illustrano bene questo piano e che è stato apprezzato da molti. Come l'avete calibrato? Più sull'ascolto giovani? Sull'ascolto dei giovani, tante azioni sono legate alle scuole, alle famiglie, che devono incidere su questa cosa e poi sulla cultura, perché se noi non diamo cultura, non affermiamo questa cosa della cultura, non usciamo fuori, perché i fascismi, i totalitarismi, i populismi nascono dalle persone che casomai leggono alcune cose ma non hanno un background dietro, per analizzare, per dire sì, questa è una cosa pure... Però deve essere la società e il sindaco, esatto, a fare, no, l'approfondimento sindaco, io ho l'onore di guidare una comunità, quindi è alla guida, no? Quindi devo fare queste cose, è necessario farle proprio per la nostra comunità, per le famiglie, per gli amici, per tutti quelli che stanno, insomma, in questa bella, bella cittadina. È una cittadina da scoprire, ma io vorrei veramente iniziare ad approfondire con vari incontri e appuntamenti quella che è il cuore che batte a Grotta Ferrata. Sì, possiamo fare anche proprio degli incontri tematici, dal turismo, viticoltura. Adesso inizieremo, poi stiamo preparando la fiera di marzo. Però prima della fiera faremo un altro grande evento sul vino, perché noi abbiamo delle aziende vitivinicole che sono ultimamente Bibenda ha premiato Magno, un vino bianco eccezionale, proprio l'altro ieri, Santarelli, ci sono tanti, Ranchella, che sono premiati insieme alla comunità sociale del Capodarco, e stiamo preparando, da una mia idea, e vabbè, ma dobbiamo dirlo ogni stiamo tanto facendo, stiamo preparando Spring 2022, bello, Wine Show, il vino del santo, e cioè i vini che dalla Calabria arrivano nel Lazio nel percorso di San Nilo. Inviteremo tutte le aziende vitivinicole, dal Ciro a quelle, questo mi piace molto, faremo prima della fiera, facciamo una, diciamo, una prefiera che riguarda questo aspetto importante che lega cultura, storia e produttori. E spiritualità. Esatto. E spiritualità. Noi siamo arrivati al nostro momento dell'ospite telefonico, è un caro amico, collega,
Emilio Amaturo, lo chiamiamo anche perché lui spesso è stato ospite qui a Officina Stampa. Alziamo il nostro volume per commentare un po' quello che sono i fatti di oggi con 2 minuti di saluto. Pronto, buongiorno. Buongiorno Emilio, sei in diretta sulla nostra rassegna stampa, c'è qui il sindaco di Grottaferrata. Giustamente, ecco, noi ponevamo l'accento sulla necessità di riportare la cultura al centro. Grottaferrata, come città della pace, della cultura, si promette un anno intenso e ricco di questi approfondimenti. Tu che ne pensi? Ma penso che il tema sia attualissimo, importante, moderno, variegato. E quello che poco fa diceva il sindaco è la punta di un iceberg di una collettività che praticamente si muove a favore della cittadinanza. Perché la cultura non è soltanto il libro, non sono soltanto le poesie e le parole che si possono declamare, ma dietro la cultura c'è un mondo che lavora, che produce effetti di lavoro anche, no? È vero. È vero che dietro la tipografia, e oggi ce ne sono purtroppo sempre di meno, ci sono 4 tipografi e diverse macchine che costano milioni anche di euro. Ma dietro la cultura poi si possono affacciare così tanti rivoli per affluire a un fiume che è la società, che è l'opportunità che diamo ai meno giovani e ai giovanissimi, oltre che ai giovani, di poter trovare un'opportunità anche di lavoro. No, guarda, dici delle cose non solo che condividiamo, ma anche ti ringraziamo veramente per queste parole. Tu sei a Guidonia, com'è lì l'area della cultura? L'area della cultura qui è azzerata, basti pensare che abbiamo un cimitero dove ci sono purtroppo 500 salme che ancora non trovano pace, ancora non sono inumate. Allora davanti a questo scempio, davanti a questa mancanza dello ius sepulcri, il diritto di ognuno di essere inumato, bisogna togliersi il cappello e girare la faccia dall'altra parte. Qui cultura non se n'è vista, con alcuni partiti, ma soprattutto io dico con alcuni uomini che sono negazionisti dalle radici. Grazie, veramente grazie Emilio. Seguo sempre con affetto, con interesse quello che sta dicendo il sindaco fino a questo. Grazie. Sono veramente delle belle parole e dà soprattutto l'idea della verve, della capacità che ha un uomo che faccia il sindaco, una città importantissima, una volta Ferrata, di dare qualche cosa ai propri cittadini. Certo. Bravo sindaco. Ci venga a trovare a Grottaferrata, così ne parliamo durante insieme. Gli incontri tematici, perché poi ha lanciato una bellissima idea che noi seguiremo, perché è questo quello che ci spinge ad andare avanti con anche noi, no? Con la cultura, perché poi alla fine la lettura dei giornali è cultura. Grazie Emilio. Buona giornata agli ascoltatori. Grazie. Chiudiamo un pochino con il messaggero Metropoli. Dicevamo, insomma, ecco, strage in strada, incubo a Guidonia, abbiamo visto che non se la passa molto bene come comune in quel momento, se non fosse che c'è stata poi la stampella PD 5 sì. Stelle lì, sì. Però va bene, non abbiamo il tempo necessario per approfondire. Subiaco i monaci sperimentano la gallina blu. E poi abbiamo a mia firma stavolta, e lo commenterei, Ciampino, voli tagliati, si atterra a Fiumicino. Allora io mi sono chiesta in che maniera dare questa notizia, perché avrei dovuto e ho provato a calibrarla. Da una parte c'è la vittoria di un comitato locale e di residenti, quegli aerei passano sopra la testa, che dice che questa riduzione era doverosa e i parametri di legge dell'ARPA rientreranno, speriamo, nei parametri di legge il traffico aereo. Dall'altra parte però mi chiedo, Ciampino sarà un pochino forse
c'è il rischio che sia un po' più povera, un po' più ecco, meno frequentata, meno indotto, meno parking, meno persone che il fine settimana se ne vanno nelle capitali europee, meno caffè al bar, non lo so. Sì, beh, anche Ciampino è, come dire, è un hub importante per la nostra economia romana e dei castelli, ci mancherebbe altro, ma altrettanto importante la salute umana. E lì, insomma, lì i palazzi, questi quando volano o decollano hanno scie di cherosene che insomma importanti. Adesso non so se questi aerei sono moderni per cui riducono le emissioni, non lo so. Non però, possiamo entrare nel merito di questo. Però ci sta questa cosa che va salvaguardata la vita umana, la salute umana va salvaguardata. Quindi 65 movimenti, tutto sommato, come dico, non fanno male ad ADR ma nemmeno alla cittadinanza. Bisognerebbe capire di quanto hanno abbattuto. Riducendo questi voli il CO2. Infatti siamo curiosi con i dati ARPA, dobbiamo aspettare i dati ARPA. Per il momento eliminare questi voli per molti vuol dire salute e noi siamo dalla parte della salute delle persone. Sindaco, le mosse di Gualtieri, rilancio dell'ATAC. Beh, ci abbiamo un nuovo sindaco, insomma, di Roma, che è importante Roma. Per tutta la nostra area è importantissima, in qualche modo abbiamo un cordone ombelicale con Roma e le sue iniziative che fa sul territorio. Le politiche turistiche, non solo quelle, perché poi abbiamo tanta gente che scende a Roma per lavoro e quindi il problema dei trasporti che inquinano o altro, insomma c'è tanto, c'è da. Quindi stavo vedendo insieme a te il rilancio dell'ATAC e quindi i trasporti che è importanti. I fondi dei municipi, ecco, questo è importantissimo, questo come dire, incipit di Gualtieri sui municipi è importantissimo, perché non possiamo avere municipi svuotati di ogni oggi aspetto. Oggi il messaggero spopola le mosse di Gualtieri, giustamente, fondi ai municipi, è importante, ma Grottaferrata, devo dire, si appresta a una trasformazione anche dal punto di vista della viabilità e delle infrastrutture, credo. Sì, certo, sì, abbiamo stanziato fondi sulle strade, 4 milioni e mezzo, non adesso è poco, stanno raggiungendo, ma i fondi dei municipi è un modo di guardare la città di Roma in un certo modo e quindi un decentramento, e io mi auguro che Gualtieri possa essere un buon sindaco, sì, ma soprattutto guardando all'area metropolitana, perché lui sarà il presidente dell'area metropolitana dove tutti i comuni della fascia intorno a Roma, quindi se lui già inizia a vedere in un'ottica diversa non solo il Campidoglio ma anche tutto l'intorno e inizia un ragionamento con i sindaci del territorio dell'area metropolitana, è importante per i trasporti, per la sicurezza, è una cosa importante, è molto importante questa cosa. Io mi auguro che Gualtieri alla prima riunione che indirà della città metropolitana venga a quella riunione dei sindaci con un piano, con un'apertura, e soprattutto venga in presenza, perché poi loro raggi, esatto, poi loro sono l'ATAC, ma poi c'è l'ACEA, no? Qui non viene parlato, ma l'ACEA lui è l'azionista di maggioranza e tu sai dove viviamo, no? L'ACEA, ecco, pure lì capire il risparmio idrico, quello c'è, cioè, perché poi ci saranno condotte, cioè, c'è tanto lavoro da fare da parte sua, anche un che po' di insomma ci avrà un grande lavoro di fronte, ma qualunque sindaco si sarebbe trovato a dover lavorare. L'importante secondo me è allargare gli orizzonti. Dice: raccolgo bene questa apertura ai municipi, sì, certo. Anche perché i municipi a Roma sono svuotati praticamente, sì. Di fondi proprio, nel senso che non hanno la possibilità. Dobbiamo guardare alle grandi città metropolitane dell'Europa. Come si organizzano, quello che fanno, insomma questo è l'esempio, perché noi abbiamo fatto città metropolitana, siamo in un cerchio dell'accordo anulare, insomma dobbiamo andare oltre queste cose. Grazie sindaco, iniziano a chiamare ma non è niente, e la volevo ringraziare perché oggi terrò strette delle parole che la rappresentano, un po' mondo, un po' Europa, cultura, certo. Pace e soprattutto lavoro, quello lavoro, sodo, quello civico, l'impegno civico di ascolto alla collettività. Certo. Grazie sindaco. Grazie a te. Grazie. Noi ci diamo un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, noi ci diamo appuntamento al venerdì prossimo con la nostra rassegna stampa, sempre qui, sempre per approfondire la cultura.
Ciao. Thank you.